Il centro deve saper coniugare l'identità, la cultura con le bellezze, che sono bellezze paesaggistiche, e poi da questa cultura deve saper trarre poi lo sviluppo. Perché noi non abbiamo bisogno di scavare per trovare petrolio, gas, noi abbiamo un giacimento che sono le bellezze naturali e sono quelle culturali, solo che siamo molte volte incapaci, siamo un po' superficiali, non abbiamo professionalità, non creiamo servizi, non creiamo attrazione turistica. Quello che nella presentazione il Presidente Castiello mi ha sorpreso perché ha parlato del Louvre, che in fondo fa come incassi quasi quando tutti i musei italiani, e pensate che l'Italia ha 49 siti protetti dall'UNESCO, l'Italia ha 497 siti di eccezionale valore artistico, ha 5.000 musei. E l'anno scorso, un anno e mezzo fa, il British Museum di Londra ha preso 250 pezzi di Pompei e di Ercolano, 250 pezzi che non erano quelli che vediamo, erano quelli dei magazzini, li ha portati al British Museum e in 6 mesi hanno fatto 11 milioni di euro. Alla sovrintendenza di Pompei sono stati dati 700.000 euro, ma loro hanno fatto 11 milioni di incassi con i reperti archeologici che noi teniamo nelle cantine, nei magazzini. Immaginate Pestum che cos'ha nei magazzini che non abbiamo mai visto. Perché non abbiamo questa capacità? Beh, c'è anche Velia. Velia non ne voglio parlare perché io non c'è un museo a Velia. Io, questo ne parla da anni. È una sconfitta nostra, di tutti, delle istituzioni, degli intellettuali, della politica. Perché immaginate un giorno di pioggia, quando arrivano dei turisti che non può fare il tour, no, dei resti archeologici, e non c'è un museo dove può andare a ripararsi, non c'è neanche un bar dove decente può prendere il caffè. Se noi non utilizziamo questo, noi non possiamo fare sviluppo. Allora, visto che noi abbiamo questo grande giacimento, dobbiamo creare professionalità, servizi, perché questo è il nostro futuro, il grande giacimento. E quindi ha fatto bene la banca di... perché ha dato... Non ha voluto fare solo cultura, secondo me, ma lui si è un po' limitato. Ci ha detto questo è il godimento, ci ha voluto dire che questo è un fatto culturale, a noi piace tutto, tutti dobbiamo fare cultura. Invece doveva aggiungere, guardate che con la cultura si può fare economia, cioè si deve fare economia. Con le bellezze noi dobbiamo fare incassi attraverso lo sviluppo e far conoscere questo grande patrimonio. Quindi lui ha saputo coniugare questi due elementi, da una parte il godimento della bellezza, quindi la cultura, i pittori, dall'altra parte ci insegnate, ma se noi facciamo più cose di questo, attraiamo turisti, i turisti cosa significa? Che portano più servizi, portano economia, questo è il futuro del